Una buona serata, buon venerdì sera. Venerdì, stasera andiamo, questa settimana andiamo in onda con 24 ore di ritardo. Ieri sera c'è stata Feral Pisalo Pescara, non è andata bene il playoff di Serie C. Noi arriviamo di venerdì, ma questa è una settimana particolare per noi della Regione Abruzzo, ovviamente, perché sta arrivando il Giro d'Italia, arriverà domenica sul Blockhouse. E allora, visto che ci siamo concessi 24 ore di ritardo rispetto al tradizionale giovedì, questa settimana facciamo bis, perché saremo in onda questa sera e domenica sera dopo l'arrivo del Blockhouse, con una puntata speciale, interviste, ospiti, analisi di quella che è stata una tappa che potrebbe veramente ridisegnare la classifica e potrebbe dargli una connotazione un po' più delineata rispetto a quella che vediamo oggi, comandata da Lopez della Trek, lo spagnolo che indossa la maglia rosa. Oggi vittoria di Bowman della Jumbo-Visma, aiutato da Tom Dumoulin. Nei giorni passati Arnaud Démare in volata l'ha fatta praticamente da padrone. Oltre alla vittoria di Mark Cavendish parleremo di tanto, di quello che è successo, soprattutto di quello che accadrà. Lo faremo come al solito fino alle 22.45, canale il 13 del Digitale Terrestre. Saluto Maurizio da qui in regia, che anche questa sera è al mio fianco. Staccano vista almeno quanto il sottoscritto. Abbiamo fatto due serate insieme, faremo tre anche domenica. Saluto gli ospiti e ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Potete seguirci su canale 13 del Digitale Terrestre in alta definizione, o potete farlo attraverso la nostra diretta Facebook sulla pagina di Velo, su quella di TV6, la stessa diretta sostanzialmente, che poi è ricondivisa, quindi ne mettete una e insomma potete commentare anche lì. Questa sera vado a presentare gli ospiti come di consueto, partendo dall'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Una maglia da davvero un bel colore, davvero, non sto scherzando. Una volta era verde, era la maglia del Gran Premio della Montagna Giro d'Italia. Adesso hanno cambiato anche quel colore. Quindi... azzurro. Ho capito perché. Una volta era verde, adesso è azzurra. Tu hai fatto una specie di una crasi tra le due, un verde acqua. Va bene. Ovviamente puntata numero 10. Il 10 è il numero del calcio, del ciclismo un po' meno, però è il numero del fuoriclasse del calcio. Danilo Di Luca, ciao Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato nei nostri studi. Siamo particolarmente contenti di averti con noi, così come siamo particolarmente contenti di riavere come ogni settimana Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Buonasera, ciao a tutti. C'è veramente uno sfoggio stasera fantastico, perché la camicia di Luca è fantastica. La maglia di acqua verde marina, non si sa che roba è, quella di Luciano è anche quella fantastica. Lo vedo proprio, ringiovanisce quel colore lì, Luciano. Vero, te lo consiglio. È vero. Io invece mi sono messo in blu d'ordinanza, perché ho finito da poco la mia lunga giornata al Giro d'Italia, perché comunque sembra mischierate ma è abbastanza lunga. Comunque buonasera a tutti, ben rivisto Danilo, che era un bel po' che non lo vedevo, mi fa molto piacere salutarlo. Ciao Riccardo. Praticamente quelli vestiti in maniera, diciamo, istituzionale siamo io e Gianluca Giallorenzo. Ciao Gianluca. Ciao, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Grazie a te ovviamente. Allora, i temi più o meno li avete capiti, quelli che saranno, quello che è stato e quello che verrà. Ovviamente domani c'è la tappa tutta napoletana e poi domenica ci avviciniamo a rapidi passi sulla Isernia Blockhouse. Poi parleremo anche della possibilità o meno di raggiungere la vetta. Non sarà facile, anzi quasi impossibile, andare a vedere l'arrivo sul Blockhouse, e infatti questo ha scatenato anche parecchie polemiche sui social. Ne parleremo dopo. Pubblicità adesso, tra poco velo numero 10.
need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Una buona serata di nuovo insieme, pronti a partire per questo appuntamento numero 10 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Siamo in pieno Giro d'Italia che piano piano si avvicina alla nostra regione, lo farà domenica con la Isernia Blockhaus, poi ci sarà il giorno di riposo, martedì ripartenza da Pescara verso Iesi. Ci avviciniamo dunque ad un weekend molto emozionante in cui potrebbe essere riscritta una classifica che in questo momento vede Lopez non quello più famoso, il meno famoso, Lopez della Trek in maglia rosa dopo che l'ha portata Van Der Poel, oggi vittoria di Bowman della Jumbo-Visma pilotato da Tom Dumoulin che aveva pagato sull'Etna così come Vincenzo Nibali, bella vittoria per Bowman. Ottima prestazione anche per il nostro Davide Formolo a Potenza. E allora, Luciano, parto da te per chiederti, siccome tu eri stato, devo dire la verità, facile profeta del fatto che hai detto, beh, guardate che sul Blockhaus con ogni probabilità la classifica sarà ben definita e poi ce la porteremo un sacco di tempo. Sembra un avvicinamento molto, diciamo, lento, i big si marcano, non ci sono azioni, non ci sono state finora azioni prorompenti, chi ha cercato di dettare il passo prevalentemente è stata la Ineos, qualcuno ha pagato, però per il momento vige un po' di melina, ecco, nel calcio si direbbe c'è ancora la fase di studio. Beh, diciamo pure che questo Giro d'Italia per il momento non è che ci abbia veramente entusiasmato, tranne, secondo me, il cronoprologo, dove io ne parlavo prima con Danilo, prima del programma, io ho sempre preso il cronoprologo per capire la giusta condizione di certi atleti. Il cronoprologo ha detto che il cronoprologo, la seconda tappa, perché la prima tappa sì, era stata vinta da Van Der Poel, quindi
il primo metro di misura, appunto il cronoprologo, dove abbiamo visto veramente un grande Simon Yates che ha sbalordito con un cronometro veramente al di sopra, secondo me, delle possibilità, perché ha battuto Van der Poel, che il giorno prima aveva vinto, aveva indossato la maglia rosa, l'ha difeso bene nel cronoprologo, però obiettivamente Yates ha dimostrato effettivamente di essere l'uomo più in forma di questo Giro d'Italia, anche se però il giro è molto lungo e poi Yates nel recente passato, specialmente nella terza settimana, non aveva mai dato o perlomeno in qualche occasione ha dovuto un po' ha trovato sempre una giornata che di difficoltà, quindi alla fine non lo so, anche quest'anno è partito troppo forte, però ci avremo una terza settimana molto ma molto complicata. E poi che cosa ha detto il cronoprologo? Che tutto sommato Almeida è in una condizione abbastanza buona, come l'ha detto Carapaz, anche se Carapaz ha perso qualche secondo di troppo. Chi è che ha perso veramente tanto è il nostro Giulio Ciccone. In questa cronometro di appena 9 km perde 50 secondi, però analizzando un po' la prova di Giulio, che però già nei giorni successivi mi è sembrato un Giulio molto più pimpante, molto, molto meglio di una decina di giorni fa. E perché secondo me, e ne analizzavo appunto con Danilo, perché questa prova di Giulio un po' opaco in questa prova a cronometro? Perché il lavoro di Giulio è stato diciamo concentrato molto su un lavoro in altura, e lui è tornato, avendo saltato poi le grandi classiche in Belgio, perlomeno l'ultima parte delle classiche in Belgio, lui è rimasto qualche giorno in più in altura, quindi scendendo a livello del mare, probabilmente ancora il suo motore non è ancora rodato per grandissime prestazioni iniziali. Però io l'ho visto oggi molto brillante, ieri a prescindere, ieri una tappa insignificante, tutta pianeggiante, vinta appunto da De Mar. Sì, ha scritto Van der Poel: nella mia carriera forse è la tappa più facile che abbia mai corso. Sì, ieri è stata proprio una tappa, però oggi è stata una tappa molto ma molto interessante. Sono arrivati un gruppetto di una 25-30 corridori dopo i primi 4 all'arrivo, quindi e anche qui ho visto un Giulio molto più pimpante. Sicuramente domani c'è una tappa a Napoli che è una tappa molto ma molto pericolosa, ma non per il tracciato, ma per le strade strette, quindi speriamo che vengano fuori dalla tappa di Napoli, dove non ci siano cadute particolarmente drammatiche. Quindi poi ci sarà appunto, come avevo detto la settimana scorsa, la tappa del Blockhaus, la tappa che secondo me ci sarà tappa vera, perché ci sarà sicuramente già un attacco dalle prime salite. La tappa del Blockhaus partirà da Isernia, ci sarà Rio Nero, eccola qua, questo è il profilo, sì. Eccolo qua. C'è Rio Nero, Roccamorice, Roccaraso. E Macerone, poi, Rio Nero, Roccaraso, poi Passo Lanciano, discesa verso Guardia Grele, e poi si fa Guardia Grele, discesa, primo passaggio su Passo Lanciano, discesa pericolosissima secondo me, uno dei tratti più complicati di questa tappa secondo me, Danilo, dammi conferma, e questa discesa di Letto Manoppello, e poi Scafa, Roccamorice, e giustamente la salita di Roccamorice. La Gazzetta ha venduto questa tappa come il Blockhaus, ma adesso Danilo ce lo spiegherà anche meglio, che questo non è il vero arrivo sul Blockhaus, perché è Mamma Rosa. Sì. Invece sul Blockhaus mancano ancora 6, ma forse anche 7 chilometri prima di arrivare alla famosa Madonnina del Blockhaus. Quindi
La Gazzetta sfrutta questo nome prestigioso della montagna abruzzese per mettere a grande risalto questa tappa, anche se obiettivamente è una tappa veramente dura, perché la salita di Rocca Morice è la salita, secondo me, Danilo, più dura che abbiamo in Abruzzo. È il Mortirolo d'Abruzzo, bravo. E quindi da questa tappa capiremo veramente molto, ma molto di più per quanto riguarda la classifica generale. Danilo, visto che Luciano ha introdotto l'argomento, ecco, spiegacelo un po' questa tappa, come va interpretata, quali sono i momenti, quali saranno i momenti decisivi, che non devono essere per forza quelli dell'ultima salita, ma come per esempio stavate dicendo anche la discesa di Passo Lanciano, come va interpretata e se ti aspetti che, come è stato in questi giorni, i big si possano ancora studiare o se qui inevitabilmente poi chi ha la gamba deve un po' scoprirsi per provare a dare un colpo alla classifica. Ma va sempre interpretata in due modi, cioè prima ci sarà la lotta per andare in fuga, quindi per chi vuole provare magari ad anticipare, ma non uomini di classifica naturalmente, e poi sarà la vera tappa per gli uomini di classifica. Naturalmente non mi aspetto attacchi da Passo Lanciano, ma mi aspetto naturalmente attacchi nel finale, quindi dal Blockhouse, da Rocca Morice. E quella è la salita che secondo me farà la differenza. Anche se secondo me l'arrivo del 2009 da Pretoro, quindi Passo Lanciano fino a Mamarosa, forse avrebbe fatto più distacco, perché le salite poi troppo pendenti fanno sempre un po' meno distacco, però è una tappa sicuramente durissima dove gli uomini di classifica non si potranno più nascondere, anche se qualcosa sull'Etna abbiamo visto, ma era ancora troppo presto, invece già domenica si vedrà un po' di più. Danilo, in base alla tappa di oggi, che era una tappa di 4500 metri, si è visto che, come interpreto oramai e stile del ciclismo, vanno in fuga in partenza e poi tendono di controllare. Però nelle tappe così dure, e nella tappa di oggi è stata la conferma, normalmente non va in fuga il corridore banale. Oggi sono andati in fuga corridori veramente di spessore. In questa tappa con Rio Nero, Macerone, Roccaraso, chi vuole andare in fuga deve avere anche una grande gamba. Quindi se si formerà il gruppetto dei 6, 7, 8 corridori che vanno in fuga, ma sono corridori di spessore, quindi sì, è difficile anche da controllare poi. Quelli di spessore sicuramente, ma non i primi. Oggi c'era Dumoulin perché ha perso tanto sull'Etna, altrimenti oggi Dumoulin non sarebbe andato in fuga, oppure se ci avesse provato non ce lo sarebbero fatti andare. E quindi sì, gli uomini di spessore sì, ma non i primi. Sì, non i primi, però per esempio sarebbe una tappa ideale per un Dario Cataldo, per un Vincenzo Nibali, che Nibali potrebbe attaccare. Potrebbe attaccare, quindi quello che ha fatto oggi Dumoulin, la domenica lo può fare Nibali. Lo potrebbe fare Nibali. Sì. E quindi anche perché secondo me adesso Nibali, che poi ne parleremo anche con Riccardo, con gli ospiti, apriremo una piccola parentesi. Anche se domenica è dura, cioè pensare di andare in fuga all'inizio per poi arrivare fino al Blockhouse è dura. Diventa difficile. Anche per Nibali. Assolutamente. Intanto tra poco riavremo Riccardo che sta controllando i suoi punteggi al Fantacycling. Adesso gli facciamo fare due conti e poi lo riavremo con noi, anche perché devo dire che sono particolarmente curioso di capire come sta in classifica. A proposito di classifica, 20° posto, prima ne ha parlato Luciano, per il nostro Giulio, che cosa può dare in più la tappa di domenica e come lo stai vedendo anche in prospettiva Verona? Io quest'anno lo vedo meglio, innanzitutto perché è in crescita. Prima del giro ha corso pochissimo, ha avuto anche un problema di salute, un po' di bronchite, forse anche un po' di febbre. E quindi ha preferito non fare le classiche, perché lui doveva fare le classiche, doveva fare Frecce e Liegi. E quindi ha preferito non correre Frecce e Liegi e puntare tutto sul giro, anche se comunque Frecce e Liegi sarebbe stato più un test e un allenamento importante per il Giro d'Italia. Lo vedo che cresce, il Blockhouse può essere già un bel test, dove secondo me arriverà con i primi. Sì. Non è che è difficile, che almeno che ci sono
quei due corridori che possono fare la differenza, ma non lo so, non li vedo per ora, due corridori possono fare la differenza, però sarà lì con i primi. E tu dici che ci potrebbero essere corridori che fanno differenza, però lo sai che cosa ho notato, Danilo, in questo Giro d'Italia? Che certi corridori non si vogliono prendere grosse responsabilità. Prendi Yates, prendi Almeida, prendi Carapaz. Aspettano gli ultimi metri, ormai aspettano l'ultimo chilometro. Gli ultimi... Cioè una volta il ciclismo era fatta, la maglia rosa rappresentava il simbolo del Giro d'Italia e tutti quanti volevano prenderla sta maglia rosa. In questo momento tutti quanti non la vogliono e addirittura chi ce l'ha preferirebbe non averla. Per non avere per non doversi caricare della responsabilità. Di fare la corsa. Però la maglia rosa, sì, Danilo, allora, tu lo sai benissimo. Dipende di che squadra parliamo. Secondo me la squadra più forte è l'Ineos. Se l'Ineos prende la maglia, non la molla, perché comunque ha la struttura e la squadra per portarla avanti. Sì. La Trek, secondo me, fa fatica a tenere la maglia rosa, perché se tu vedi... Sì, ma sono stati... Negli ultimi chilometri rimangono sempre due, tre corridori. Ineos rimangono in 7, 8. Però sono stati molto abili oggi, hai visto, hanno mandato Mollema. Ma per forza, sono magari costretti. Magari alla tappa del Brocas possono mandare un altro corridore interessante della Trek. Sì, ma sono costretti a fare così perché secondo me non hanno una squadra... Per avere la copertura. Come la Ineos che ti può tirare 200 km, cioè non hanno i corridori per fare... In questo momento probabilmente giorno, solo 3, la Ineos 4, può permettersi, anche non avendo la maglia rosa, di controllare la corsa, perché oggettivamente abbiamo visto lo spessore degli interpreti è davvero di grandissimo livello, effettivamente poi è così. Ci scriviamo da casa, Sandro, che saluto e che ringrazio, se lo stop dopo tre giorni possa aver condizionato un po' la tappa dell'Etna. È chiaro che lo stop dopo tre giorni era obbligato perché si tornava dall'Ungheria, quindi non si poteva fare diversamente, ma dopo così poco tempo pensi che sull'Etna Dumoulin, Nibali possano aver pagato anche lo stop subito? Per qualche corridore sì, sicuramente. Io per esempio il giorno di riposo lo soffrivo tanto, dopo tre giorni è diverso, però qualche corridore l'ha potuto pagare sicuramente. Ma che cosa... Non so se proprio Dumoulin e Nibali, o comunque magari c'era qualcuno che si è salvato e non stava benissimo. Secondo me l'ha pagato più Nibali quel giorno, ma probabilmente non ha la condizione degli anni passati. Lo vedremo adesso. Nibali perché alla cronometro dei 9 km Nibali fece una prestazione veramente importante che non mi aspettavo da parte di Nibali, quindi aveva dimostrato di avere anche ottima gamba, ottime condizioni. Poi però sull'Etna, dove ce l'aspettavamo tutti, è rimbalzato indietro. Certo, poi sai benissimo che 9 km è una cosa, fare una tappa con arrivo in salita è completamente diverso, come Samoyes ha dimostrato di andare non forte, fortissimo, però lo vediamo l'ultima settimana. Magari può vincere anche il Brocas perché ha una condizione superiore, però poi l'ultima sono settimana... Sono convinto su Yates, sul Brocas. Però sulla vederlo. Terza settimana di Yates, anche nel passato, ha sempre beccato una giornata... Qualcuno dice che è migliorato, l'hanno preparato in una maniera diversa, però... Non vorrei che sia migliorato troppo a cronometro e quindi scenderà in salita. Quindi, ok, sì, può essere perché non è mai troppo buono migliorarsi su una specialità che non è la tua, perché poi perdi nel tuo campo, che in questo caso è la salita. Senti, prima di aprire, perché poi apriremo il gigantesco tema del come si fa a raggiungere il Blockhaus domenica per vedere l'arrivo del Giro d'Italia, peraltro mi hanno scritto anche a me, sono stati tantissimi che vogliono sapere, si lamentano del fatto che probabilmente saranno in pochi a poter vedere, forse quasi nessuno, l'arrivo proprio live del Blockhaus, saranno veramente in pochi. Sì, prima di aprire questa tematica, Danilo, l'altro giorno a Messina Nibali ha detto basta, finita qua, questo è l'ultimo Giro d'Italia, questa è la mia ultima stagione. Perdere un corridore come Vincenzo Nibali, che è stato nel suo essere... un campione normale, anche divisivo se vogliamo, a molti piace, a molti magari non è entusiasmato proprio perché non è uno da
non è un grandissimo comunicatore. Perdere Nibali per l'Italia che vuol dire? È importantissimo dal punto di vista negativo, perché comunque in Italia già il ciclismo italiano fa fatica. Nibali negli ultimi anni è quello che è l'unico italiano che ha vinto le grandi gare, a parte qualche altro italiano che ha vinto qualche classica, e quindi senza di lui il ciclismo italiano sicuramente ne risentirà molto. E trovare un altro Nibali ai tempi di oggi non è facile. Io non li vedo. Non li vedi? Secondo me come mai? Cioè è una crisi di vocazione. Noi vabbè, ma da un po' di anni che il ciclismo italiano... Sì, da un po' di anni. Molti mi dicono, oggi per esempio sentivo Riccardo che parlava in telecronaca del fatto che non è vero che gli italiani, cioè molto spesso si dice non ci sono le squadre pro tour, ecco perché magari non ci sono grandi corridori italiani che possono arrivare a vincere grandi classiche, grandi giri. Però giustamente poi dicevano in telecronaca Riccardo e Luca Gregorio, ma in realtà gli italiani distribuiti sulle squadre pro tour ci sono. Quindi che cos'è? Siamo tutti un po' più corridori, un po' più normali rispetto al passato? Ma forse anche generazione, anche se dura da un po' troppi anni sta generazione. Le squadre contano tanto. Quando correvo io, di squadre pro tour o world tour o comunque di prima fascia ne eravamo tante. Il ciclismo era soprattutto europeo, oggi invece non lo è più. Quindi anche questo è importante, conta, e poi tutto quello che c'è dietro, quindi preparazione, federazione, c'è di tutto, e sì. Oltre al periodo non favorevole agli italiani. E io quello che riesco a vedere oggi nel ciclismo rispetto al mio ciclismo lo vedo solo in Belgio, cioè se io oggi vado a vedere una gara in Belgio è come quando correvo io. Il ciclismo, cioè le persone, il pubblico, il tifoso, l'entusiasmo, tutto. Dalle altre parti d'Europa non è così. Quindi, e l'Italia soprattutto non è più così. Quindi secondo me sono tante cose che non fa sì che il ciclismo italiano sia come quello di prima. Ma è difficile che ci tornerà. Cioè io quando andavo a correre io eravamo 10 italiani che potevamo vincere una classica o 3-4 che potevamo vincere una grande gara a tappe. Oggi non è più così. Ecco, ma ecco perché dicevo, è una crisi di vocazione oppure no? Intanto buonasera, è sempre un piacere ritrovare in TV il grande Danilo. Prima mi hanno scritto, stiamo partendo adesso, altrimenti l'arrivo non lo vediamo mai, poi spieghiamo. Diciamo, ma quindi è una crisi di vocazione però a questo punto, cioè non ci sono più corridori perché non nascono o perché non si appassionano, perché magari si appassionano e poi lasciano perdere. Sì, anche, ma il punto principale è comunque questione di avere le squadre le ha con gli sponsor. Oggi per fare il ciclismo ad alti livelli non bastano più 5 milioni come bastavano con me, ma ce ne vogliono 30, e quindi in Italia è difficile trovare sponsor del genere. Però questo secondo me è la cosa principale. Poi c'è tutto il resto. Però i corridori italiani, Danilo, perdonami, ma nelle squadre World Tour ci sono. Sì, però vanno all'estero. È diverso. E questo cosa cambia? È diverso, cambia perché non hai una scuola in Italia, perché non hai una scuola. Quasi tutte le squadre World Tour, Pro Tour, hanno le... World Tour, scusami, sono rimasti i miei tempi. Non ti preoccupare. Le squadre World Tour hanno quasi tutto un vivaio, no? Credo. Sì, sì, sì. In Italia i vivai sono le squadre professional, quindi le cose sono completamente diverse. E poi se posso intervenire, hai certo. Detto giustamente bene tu, Danilo, all'estero, Belgio, Olanda, il ciclismo è veramente una religione, e quindi non c'è bisogno del campione nazionale. Invece qui in Italia ci siamo entusiasmati con questo sport perché avevamo i campioni, e invece all'estero è naturale essere appassionati di questo sport, vivono il ciclismo come veramente come in Belgio, Olanda, c'è ciclismo, si parla da ciclismo in tutti i posti, nei bar, anche la Spagna, guarda che la Spagna non è messa tanto bene, è finito Valverde, sì, finita la Spagna. La Francia pure, adesso Francia, sì, abbiamo il campione del mondo, sono però anni. Sono anni che non vincono grandi giri, quindi
Però anche con Riccardo, e adesso ce l'abbiamo anche collegato, abbiamo sempre detto che probabilmente Danilo in questo momento manca anche una grande scuola di base, scompaiono società ciclistiche storiche, società di base di ragazzi, è diventato anche molto ma molto pericoloso fare questo sport, quindi anche i genitori probabilmente sono frenati da queste paure, quindi c'è un complesso di situazioni che veramente ha portato in questo momento ad avere il ciclismo a livello di popolarità veramente bassa, anche se poi questo sport, tu sai benissimo, è super praticato, perché oggi in Italia lo sport più praticato è il ciclismo, quindi c'è un grande entusiasmo a praticare questo sport, perché probabilmente capiscono che veramente è uno sport che fa bene sia alla salute ma a livello mentale, perché quando uno va in bicicletta e rientra a casa è una persona diversa. Secondo me si è proprio spostato. Quando correvo io, ai miei tempi, ai tuoi tempi, il ciclismo era lo sport del ciclismo. Oggi il ciclismo è andare in bicicletta, sì. Quindi è più ricreativo, si è diventato completamente l'agonismo, in Italia parlo. Sì, poi l'agonismo a livello dei ragazzi è diventato anche difficile tramandare, perché io ho sempre detto che questo sport non è fatto per l'età dei ragazzi, è fatto per l'età della maturazione fisica. Viene apprezzato il sacrificio a 30 anni, 35, 40. Far fare i sacrifici ai ragazzi di 16, 15, 16, 17 anni non è nel DNA di un ragazzino, quindi è diventato veramente molto complicato recuperare quello spazio che ci siamo presi negli anni passati. Ho capito cosa intendi. Intanto è arrivata una foto sui nostri messaggi WhatsApp, tra poco Maurizio ce la mette in onda. Io ritrovo con piacere Riccardo, a cui chiedo la posizione. Ah, eccolo qua, il Giro Orgoglio d'Italia di Luca, Orgoglio d'Abruzzo, e quale miglior foto, grazie a chi ce l'ha mandata, grazie davvero. Riccardo, 976 punti, tu a quanto sei? In che senso? A Fantacycling, quanti punti hai fatto? Allora, intanto vi salutano tutti, vi saluta anche Leo. Grazie. Vi saluta anche Leo Turrini. Scusate un attimo l'assenza, ma mi sembrava doveroso salutare, certo, un grande scrittore, un grande giornalista come Leo Turrini, che ha fatto la sua apparizione su Fantacycling, e lo dovevo un attimo introdurre, perché lui ha detto: ma che è questo Fantacycling? E effettivamente io dunque ho troppe linee da seguire, perché non ci capisco più nulla. C'ho la Lega Michele Scarponi, c'ho la Lega Discovery Channel, c'ho il campionato da seguire, quindi non so più. C'hai velo è spettacolare. C'hai Otello, che è arrabbiato. Mi saluta anche Otello, scusate un attimo, mi escludo perché se no non mi capite. C'è Otello che voleva dire la sua. Ritorniamo sul giro con Riccardo, perché ha perso la prima parte. Riccardo, te la semplifico un po', come ho fatto prima in introduzione di discussione. Sul Blockhouse non ci si potrà più nascondere. No, sul Blockhouse è la... Scusate, ma Otello è... Otello è arrabbiatissimo. Otello, smettila. Otello, vieni qui. Vieni qui. Silenzio. C'è Di Luca qua. Oh, ma che sei matto? Oh, silenzio. Silenzio. Scusate, ragazzi. No. Otello è stasera un po' eccitato. Sul Blockhouse non si può più nascondere sicuramente. Io ho sentito un attimo, sono entrato quando stavate parlando del problema, ma ne abbiamo già affrontato tantissime volte il problema italiano, e quello che diceva Di Luca mi trova pienamente d'accordo. Cioè, un conto è avere una squadra di riferimento italiana, con staff italiano, con direttori sportivi, meccanici, massaggiatori e tutto il resto italiano, di corridori italiani, è un altro discorso che andare a fare parte di squadre
dove impera in questo momento l'inglese. Oggi mi ha fatto piacere sentire un dialogo con la maglia rosa, Lopez e mi sembra Popovic, che era sull'ammiraglia, che parlavano in italiano, e questo già è un... Era ora, perché l'italiano è ancora imperante. Noi abbiamo una storia, una cultura, però è un po' purtroppo dispersa, un po' qua, un po' là, quindi con le squadre professional, che cioè non abbiamo i soldi degli altri, perché gli altri hanno strutture statali. Cioè noi, a parte Ineos, che vabbè è più ricco d'Inghilterra e buonanotte suonatori, però pensate tutte le squadre World Tour come sono, e Lotto, e cioè non è inutile che stia a fare l'elenco, lo sapete benissimo. E quindi il vero problema è che se non entra, per esempio Enel fa una sponsorizzazione al Giro d'Italia molto bella, ma Enel, che potrebbe essere un'azienda predominante in Italia, perché non ci deve essere una squadra Enel in Italia? Loro ce l'hanno i soldi per poterlo fare, non lo fanno perché non lo so, motivi. Purtroppo credo la politica sia determinante in tutte le cose. Astana, se pensi, Astana è la capitale del Kazakistan, entrano soldi dal Kazakistan, e quindi come fai a competere con quelle situazioni? Comunque, ho voluto soltanto avvalorare la tesi di Danilo. Per quanto riguarda il discorso del Giro d'Italia, domenica non ci sono più santi né scuse. Il blockhaus è determinante, secondo me, per capire, come dice bene Luciano, chi può vincere questo Giro d'Italia o chi naturalmente non lo vincerà mai, perché dalla cartina, grazie Maurizio, insomma è una tappa esigente, una tappa dura, una tappa che comunque ha, i ragazzi avranno nelle gambe una tappa come quella di oggi, combattuta veramente allo spasimo. È stata veramente bella oggi la tappa. Davanti i ragazzi c'erano un corridore che aveva vinto la 10 Baston 10 come Pols, un corridore che ha vinto un Lombardia come Mollema e altre corse, un corridore che ha vinto un Giro d'Italia come Dumoulin. Cioè il più scarso ha vinto, per assurdo, però in quella giornata lì, oggi, aveva avuto la situazione favorevole, ha vinto con una bellissima volata. Però ragazzi, per andare in fuga oggi veramente è stata dura, una fuga tirata fuori di forza. E comunque il gruppo l'ha sentita questa corsa. Domani ci sarà una tappa molto nervosa, insidiosa, e poi c'è il blockhaus con quel popò di salite lì. Quindi credo che domenica sarà molto bella da vedere, da godere, e credo che ci sarà una grande selezione. Assolutamente. Oh, noi stiamo per andare in pubblicità, però siccome stanno arrivando tantissimi messaggi, davvero tanti, noi vi ringraziamo, poi proviamo a rispondere a tutti. Ci hanno scritto Danilo e Taccone, gli unici due che hanno fatto entusiasmare i tifosi abruzzesi. Ricorda anche un tuo grande tifoso di Pianella, Rino. Mettete le navette. Oh, le navette, rispondo subito, perché ci hanno chiesto delle navette, poi c'è stata la controrisposta via SMS. No, le apriamo dopo. Apriamo dopo la comunque pubblicità. Pare che non ci siano. Pare che non ci siano le navette, questo per rispondere. Comunque, è arrivata una foto, Maurizio l'ha preparata, ce l'ha mandata quello sulla destra della foto e mi ha detto salutami quello a sinistra della foto. Maurizio, me la fai vedere? Eccolo qua. Quello di destra me l'ha mandata e mi ha detto salutami quello di sinistra. Ecco. Quello di destra domenica sarà con noi dopo il blockhaus, seduto al posto di quello di sinistra. Mi ha detto salutami Danilo. E io saluto Ruggero. Assolutamente, un abbraccio a Ruggero. Stanno arrivando anche tante foto, una particolare, eccola qua, eccoti qui con Pantani. Vedi, questa è una squadra che l'Italia, Olimpiadi. Sì, Sydney 2000. C'è anche Casagrande. Io, Casagrande, Bartoli, Bettini e Pantani. Mamma mia. E in questa squadra è rimasto fuori Rebellin, perché si poteva correre in 5. Pantani col casco, nel 2000. E non lo voleva assolutamente, però capisci come mai non si vincono le corse, no? Beh, sì, sì.
a livello internazionale. È tutto clamorosamente chiaro con una foto. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, restate con noi, poi rispondiamo a tutti i messaggi tra poco, dopo la fascia pubblicitaria.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Insieme a seconda parte di Velo per questa sera, stanno arrivando tanti messaggi, tante foto, molte ovviamente sono per Danilo che è qui con noi. Volevo chiedere al grande Danilo quali erano i tuoi avversari più temuti per le corse in linea e per i giri. Mi fa molto piacere rivederti in TV.
Tanti. Tanti. E poi abbiamo visto che concorrenza avevi. Dipende dagli anni, però italiani, Bartoli, Bettini, Casagrande, adesso mi sfuggono anche i nomi, i stranieri, Jalabert, Bogert, i fratelli Schleck. Corsa di un giorno no, corsa a tappe sì. Sì, anche corsa di un giorno, è vabbè, vero. Ligi, è arrivato per, secondo. Per, sì, me, per me la Ligi che hai vinto rimane veramente nella storia perché lì c'è una... Valverde. Oh, a proposito, proprio un paio di settimane fa, quando abbiamo parlato della Ligi, ho fatto una considerazione, anche te eri d'accordo con me, e mi è venuto in mente, mentre la facevo, questa cosa, prima o poi la devo chiedere a Danilo, ti piace l'arrivo nuovo della Liegi? No, bruttissimo. Ah, ecco, neanche a te, meno male, meno male. Allora, ti chiedono se vedi qualche giovane promettente, magari anche abruzzese se ce n'è, se ne vedi qualcuno. Ma di giovani giovani non lo so, perché sinceramente non li seguo, quindi non lo so. L'unico che oggi abbiamo è Giulio Ciccone, quindi è l'unico che dobbiamo fare tifo, dobbiamo avere speranza, e soprattutto Giulio, secondo me, rispetto ai ciclisti di, ai corridori di oggi, ai ciclisti di oggi, ha un vantaggio, nel senso che oggi i ciclisti a 22-23 anni già sono al top, sì. A 27 anni già sono finiti, più o meno. Giulio oggi ha 27 anni, quasi 28, e secondo me fra un anno o due andrà ancora più forte, perché è un corridore, tra virgolette, vecchio stampo. Quindi io credo questo di Giulio, quindi è molto difficile pensare che Giulio possa vincere un Giro d'Italia, però è anche vero che può crescere, quindi sì, nel ciclismo di oggi, visto che le classiche... Un protagonista sicuramente lo potrebbe essere. Visto che le classiche e qualche grande giro lo vincono, tra virgolette, anche quelli un po' meno, Giulio potrebbe fare anche di più. Oh, intanto ci scrivo, dai, non fate i pigri, andate due giorni prima, perché poi è impossibile vedere l'arrivo della tappa del Blockhaus. Intanto questa è una foto che ci manda la nostra Serena Secondi del 2002, premio UCI Abruzzo 2002, 20 anni fa. Ma però a te sei rimasto giovanissimo, sei giovane quasi come, 20 come anni adesso fa. 2002, mamma mia. Quanto tempo è passato, la salutiamo. Visto che domenica si arriva sul Blockhaus, ci spieghi un po', te l'hai fatta qualche anno fa, comunque in un ciclismo, adesso abbiamo raggiunto questo compromesso io, Luciano e Riccardo, il loro è ciclismo moderno, il vostro è contemporaneo, se no si arrabbiano se dico ciclismo antico. Quindi nel ciclismo contemporaneo come va affrontato il Blockhaus, i rapporti, e spieghiamo pure a Riccardo, perché è quello che dicevamo prima e tu non c'eri, Riccardo, perché non si arriva sul Blockhaus. Il Blockhaus è un'altra storia del ciclismo, perché il Blockhaus, noi si arriva a Mamma Rosa, il Blockhaus è ancora 7 km più in su, e quindi non si arriva, però la Gazzetta ci ha venduto sta tappa con questo famoso marchio importante per noi, perché tutto sommato il Blockhaus rappresenta probabilmente la salita più dura del centro Italia, ma anche la più lunga, la più alta credo, la anche più, quindi. Sì, però noi arriviamo a 2050 metri, Blockhaus è a 2450, no, noi arriviamo a 1800, ah, no, a 1665, invece Blockhaus è 2050. Come pensi che sarà interpretato dal punto di vista dei rapporti, come pensi che sarà? Allora, il Blockhaus, quindi versante Rocca Morice, e come detto prima, noi lo chiamiamo il mortirolo d'Abruzzo, con le bici di oggi e con i rapporti di oggi, quindi ormai tutti hanno 12 velocità, io credo che una scala 11-30 bastino per tutti. E davanti credo useranno ancora il 39, 36, forse 36. Qualcuno userà il 36 o il 37, non lo so, dipende da... Io avrei corso nei miei tempi, comunque non cambiavo davanti, correvamo quasi sempre col 39. E quindi secondo me 36, 37, 39, dietro 11, 30. Questi sono i rapporti. Tappa questa, Riccardo, che è favorevole a... è la giornata di Carapaz, eh? Io mi auguro che sia la giornata di Giulio Ciccone, ragazzi. Questo ce l'auguriamo tutti, però stiamo magari
un po' allineati e coperti, perché io sono molto scaramantico su queste cose. No, vabbè, da una cultura di tipo calcistico non mi sbilancio mai. Se non dobbiamo citare Ciccone, tocchiamoci. No, non lo citiamo per scaramanzia. Allora, vabbè, non lo citiamo, però cioè noi che facciamo le telecroniche tutti i giorni ci entusiasmiamo, tutto quello che vuoi. Oggi c'era Formolo, c'era Villella. Però ragazzi, a noi ci manca un italiano che ci faccia godere, poi si gode anche delle altre prestazioni, però Carapaz sicuramente è uno di quelli papabili alla vittoria del Blockhouse o di Mamma Rosa. Mi piace più Mamma Rosa, ve lo dico sinceramente, anzi io lo dirò in diretta, cioè, perché è anche più bello. Però credo che per la vittoria ci siano anche altri corridori che possono incidere nella fattispecie. Io mi auguro solo una cosa, mi auguro che, vabbè, la fuga ci sarà Bagar, perché comunque la tappa è esigente, è intensa, è dura, però io spero che vinca un corridore di qualità, ecco, un corridore che poi ce lo ritroveremo nell'ultima settimana a combattere per la maglia rosa. Carapaz è uno di quelli più, mi sembra quello più pimpante, più di personalità, anche se non escluderei il silenzioso Simon Yates, perché Simon Yates quest'anno mi sembra che abbia le caratteristiche giuste rispetto a quel 2018 che faceva l'ammazza giro. Ecco, in questo Giro d'Italia mi sembra molto attento a non spendere energie. Poi lì ci avete in studio uno che il Giro d'Italia l'ha vinto, certo. E quindi credo che sia più... ci scrivono, ma Bardet potrebbe anche essere, però Bardet secondo me lo vedo piazzato, un buon piazzato, come Almeida. In tanti mi dicono Almeida, io ritengo questo, ma Luciano ha ragione sotto questo aspetto. io ritengo che questo Giro d'Italia sia, in tanti hanno detto ma non c'è nessuno, non è vero che non c'è nessuno, ci sono tanti corridori che possono vincerlo e di qualità. Almeida è un corridore anche lui maturato, effettivamente se vai a guardare le prestazioni di Almeida l'anno scorso nell'ultima settimana, sacrificato da Evenepoel, ci sta, perché no? Sì. Ci sono corridori, però attenzione, perché quest'anno potrebbe essere anche l'anno di Landa, Bilbao, loro sono sempre forti. E poi una squadra che è sottovalutata, che nessuno ne parla, è la Boras Groe. Vero. C'è Kelderman, Bookman e Kelderman che fanno paura, sono sempre là in quattro, e quindi io credo che non è facile. Io credo la strada è quella che dirà la sentenza. Mi fido di quello che ha detto l'altra settimana Luciano. Stranamente ha detto che è una corsa dura, una tappa dura, stranamente, perché lui, per lui sembra Moser a volte, che, cioè, per lui sì, salite non ce n'è dure, non lo so, io quindi mi fido di quello che ha detto Luciano, che nonostante si arrivi a Mamma Rosa e non si arrivi in cima al Blockhouse, che secondo me era meglio, credo che sia una tappa molto dura, e quindi la selezione ci sa. Io non vedo l'ora di arrivare a domenica sera per stare con voi, e mi sono quasi offeso quando avete dubitato che io non ci fossi. Io non ho dubitato, però correttezza vuole che... No, non volevamo impegnarti anche di domenica a parlare. No, io a me mi puoi impegnare tutti i giorni. Guarda, al Giro d'Italia, Luciano, sono impegnato tutti i giorni, ma vedi che io sono ancora, non è perché l'ho fatto, perché ero in studio, sono tornato a casa in tempo 20 minuti prima di collegarmi con voi, perché effettivamente il Giro d'Italia, per fortuna,
io da stamane alle 9:30 che sono impegnato a parlare del Giro d'Italia, quindi io godo. Per me il Giro d'Italia, lo sai Luciano, siamo stati corridori, Danilo l'ha vinto, quindi pensa alla goduta che ha fatto Danilo essere dentro quella sfera là dorata che c'è scritto il suo nome, è una goduta ragazzi, cioè vincere il Giro d'Italia e partecipare al Giro d'Italia. Io ne ho fatti 9, uno non lo feci perché purtroppo avevamo la congiuntivite e non potemmo partecipare quell'anno che ero con Battaglini, andare a fare il tour, che non era grande di moda in quel periodo andare a fare il tour per le squadre italiane, però il Giro d'Italia per noi rappresenta, per noi corridori italiani, dico noi perché siamo stati corridori, noi abbiamo quest'anno inserito anche Moreno Moser, che fra altre cose ricorda ben volentieri Danilo Di Luca, perché quando si parlava di personalità, di corridori carismatici, lui mi ha detto Danilo Di Luca aveva il carisma, era uno che cioè, sapeva le cose, cioè le faceva, quindi ha parlato benissimo di te quando si parlava appunto di mancanza anche di personalità nel gruppo, e devo dire che abbiamo raggiunto una sintonia sul discorso che il gruppo è cambiato, il ciclismo tuo Danilo, nostro, com'è il nostro Jacopo, il vostro è moderno, il moderno, ecco, il nostro il moderno è contemporaneo, quindi cioè è ciclismo moderno e quello oggi è attuale, giusto? È attuale, esatto, ecco, però sia moderno, contemporaneo e attuale, sono il gruppo, è il gruppo, quindi oggi avete visto a un certo punto dopo tanti tentativi la maglia rosa andare davanti e dire ci si ferma a fare la pipì e si sono fermati, quello esisteva anche cioè, ai nostri nel ciclismo moderno, quindi il gruppo è quello, poi è cambiato e sono cambiate le modalità. L'unica cosa che forse è cambiata e che si sente la mancanza, pochi hanno la personalità di corridore, cioè dire direttore mi ha rotto le scatole, cioè non mi parlare più nell'orecchio per favore, perché certo, lo so già io quello che certo devo fare, e Danilo era uno di questi. Oppure riprenditi la radiolina che oggi... Quanto conta il carisma dentro il gruppo? E soprattutto come si acquisisce? Cioè una dote naturale? Danilo c'è chi ce l'ha? Sì, sicuramente è naturale. Però come dice Riccardo, oggi le cose sono diverse. Magari tanti che possono avere del carattere oggi non lo possono tirar fuori perché ci sono tante cose che non vanno più come una volta. Il fatto che oggi lui ha detto la maglia rosa è andata davanti al gruppo e ha detto ci firmiamo, mm-hmm, e facciamo la pipì come da noi si faceva sempre, oggi è raro, perché se lo facevi i miei ultimi anni, mi ricordo 2012-2013, succedeva una cosa del genere e ti scattavano in faccia. Negli anni 2000-2005-2007 non esisteva una cosa del genere, cioè la maglia rosa quando si diceva adesso ci fermiamo ci si fermava, certo, ma non perché c'era un motivo per fermarsi. E anche il rispetto anche, no? Soprattutto il rispetto che oggi non c'è più, ma da tanto tempo questo rispetto manca rispetto al nostro ciclismo. Magari Riccardo nel vostro era un po' troppo, nel mio era giusto, adesso non c'è più, perché prima c'erano quei due o tre corridori che nel ciclismo vostro comandavano loro e basta, tra virgolette, e nel ciclismo mio forse era un po' più giusto. Oggi non c'è, è molto difficile. Siccome veramente stanno arrivando tante domande su come arrivare, intanto diamo la buona serata al sindaco di Pescara Carlo Masci. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Ben rivisto, ben ritrovato. Diciamo che ci avviciniamo anche alla tappa pescaraiesi di martedì. Sì, ma Danilo ci deve dire il suo tempo migliore sul Blockhouse. Quanto hai fatto sul Blockhouse? Allora, innanzitutto il tempo si fa da Pretoro a Passo Lanciano, che sono 10 km. E il mio record è 25 minuti e 30, che è resistito fino a 15 giorni fa, perché Ciccone mi ha battuto. Aia! Mi ha fatto 25 e 26. Io immagino, non in questi giorni perché c'è il Giro d'Italia,
La settimana prossima centinaia a vedere quanta differenza c'è tra loro e Danilo Di Luca e Giulio Ciccone. La tappa di domenica è secondo voi più dura di quella che vinse Quintana? Io non me la ricordo quella di Quintana. Riccardo, tu te la ricordi quella che vinse Quintana nel 2017? Serie A sul blockhouse, però non ricordo tutta la tappa. Secondo me è più dura quella di quest'anno. Sì. Ok. Più dura. Quante volte ti chiedono, Danilo, hai fatto il blockhouse anzi passo lanciato in preparazione al Giro d'Italia in singola uscita? Addirittura la domanda è specifica, me la sono dovuta segnare. Tre volte in un giorno. Quante? Tre volte in un tre giorno. Volte in un giorno. Passo lanciato. Passo lanciato. Non Roccamorice, perché Roccamorice è la salita finale che è diversa. Oh, per esempio, se mi parlate io siccome domenica c'ho da descrivere la tappa, parlatemi, cioè, perché voi parlate come se uno lo sapesse, e come dice, no, vai a via Garibaldi, poi vai lì, c'è via Cavour e poi vai, cioè, ragazzi, mi dite dove sono queste località, perché così almeno io lo so. Sulla Maiella. E faccio sulla Maiella. Sulla Maiella lo so, però io così faccio anche bella figura, ragazzi. Anzi, ti pregherei, Luciano, magari, cioè Danilo no perché c'ha da fare, per Luciano mandami per piacere delle in privato delle indicazioni per cui io possa fare bella figura. Assolutamente, perché sarà il nostro compito di Luciano, da Pretoro in poi spiegagli, sì. Gli spiegherai da Pretoro della... in poi. No, spiegamelo te, Danilo, spiegamelo te, da Pretoro che vuol dire? Allora, Pretoro inizia, diciamo, la corsa, dai, inizia la salita. Quindi quando vedi il bel paese Pretoro, che è anche molto bello come paese, lì puoi iniziare a dire adesso inizia la corsa. Okay. Danilo, devi sapere una cosa, io in telecronaca domenica ci avrò Vladimir Belli, che lui... Fermati, aspetta Riccardo, messaggio, Maurizio, scusami, è arrivato, perché in questi giorni lo hai veramente bullizzato troppo, fammelo vedere quel messaggio che è arrivato prima, e che, caro Riccardo, unico in grado di porre fine alla guerra in Ucraina, non Vladimir Putin, ma Vladimir Belli, dopo cadute, rotatorie e bastatica, durerà e tanto il giorno finirà. Ecco, questo è un messaggio che ti arriva da casa. Vladimir Belli, stavi dicendo? No, Vladimir, vabbè, a parte il fatto che tanta gente pensa che io e Vladimir si litighi veramente, ma non è così, perché con Vladimir c'è un affetto, una stima, però è chiaro che io ho sempre preso un giro tutti, e figurati te se un prendo un giro Vladimir. Però lui c'ha queste cose qui, il VAT, i tempi, prende i tempi. Allora io, se domenica sono preparato, quindi da Pretorio io comincio la salita, quindi è inutile che prendo il tempo prima, dopo, quindi io farò scattare il cronometro da Pretorio, giusto? Sì, giusto. Però ricordati, Riccardo, che nel giro del 1982 c'era Rio Nero, Acerone, e c'eravamo pure noi in quell'edizione del giro, quindi i primi 40-50 chilometri è un antipasto completamente complicato, quindi tienilo presente questo, quindi i primi 50 chilometri e poi gli ultimi 50-60 sono poi una tappa dove non ci sarà un metro di pianura. Quindi altro aspetto Riccardo, che sarà una giornata calda, il versante di Roccamorice si prende lato ovest della montagna dove batte il sole. Se sarà una delle prime giornate calde, perché in questi giorni sta facendo caldo, diventerà complicata anche salire Roccamorice con un grande caldo, quindi ci sono tanti fattori che potrebbero rendere già dura questa tappa, ma veramente molto, ma molto complicata. Godi te, perché godo, sei bello in studio, godi alla grande. Fatemi adesso, facciamo un po' il punto di quelle che saranno le possibilità di arrivare a vedere il blockhouse, l'arrivo del blockhouse. Vi facciamo vedere il documento della prefettura, e poi io me lo sono fatto anche un po' spiegare per renderlo chiaramente. Il comunicato stampa che vedete è ovviamente è in termini burocratici e tecnici. Praticamente, per quanto riguarda il lato Mamma Rosa, dal chilometro 8 fino all'arrivo chiuso,
dalle 13 di domani, dal chilometro 4 al chilometro 8, dalle 13 di domani è chiuso tranne per i residenti e chi ha una prenotazione già fatta, dal chilometro 4 al chilometro 8, dal chilometro 8 fino all'arrivo chiuso, dal chilometro 4 al chilometro 8 chiuso tranne i residenti e chi ha una prenotazione. Da Rocca Morice al chilometro 4 è chiuso dalle 6 di domenica, il giorno della corsa, si può parcheggiare lungo la strada comunale per la Valle Giumentina ad Abateggio, ma comunque dalle 22 di domani sera gli ultimi 3 km comunque sono chiusi. Dalla Maielletta dalle 22 di domani sera chiuso tranne per proprietari di immobili, lavoratori e mezzi RCS. Domenica mattina dalle 11.30 non saranno valide neanche queste eccezioni. Dallo spiazzo di Passo Lanciano, dove comunque non si può parcheggiare, chiuso anche quello dalle 22 di domani sera. Ovviamente da tutte le chiusure sono esentati pedoni e biciclette fino a 2 ore e mezza prima dell'arrivo della gara. Poi neanche quelli, ovviamente, perché a quel punto c'è la possibilità, c'è la chiusura per permettere al gruppo di passare. Quindi, insomma, non è semplicissimo, ecco, bisogna organizzarsi per bene molto prima. Sono state tante proteste perché le persone vogliono andare a vedere l'arrivo e non è facile il giorno stesso. Oggettivamente non lo è. Pare che non ci siano neanche le navette per evitare che poi, come è già successo, Luciano, stavamo sentendo che magari molte persone per il grande afflusso rimangono sopra e possano prendere freddo e quant'altro. Il peccato di questi grossi eventi è soprattutto sacrificare il pubblico, capito? Ci sono investimenti importanti appunto per far arrivare a volte le tappe nelle località, ma quando poi si arrivano in località montane diventa veramente difficile raggiungerle. Noi già nel 2017, se non vado errato, ci fu l'esperienza dell'arrivo appunto a Mamma Rosa e ci furono tante proteste perché appunto il pubblico vorrebbe arrivare su Mamma Rosa, però non riesce perché bloccano veramente tutto, quindi o ci si va in bicicletta o ci si va a piedi ed è veramente un peccato. Perché io oggi ho visto la tappa dell'arrivo a Potenza e Riccardo ne può essere testimone, veramente lì in città oggi c'era 500.000 persone a vedere il finale di questa tappa. Noi forse sul 50.000, 500.000, non lo so, forse un po' troppo. Guarda, c'era tantissima gente. Sì, c'era tantissima gente, sicuramente. Cioè, noi facciamo arrivare una tappa dopo un investimento del genere sul blockhouse e purtroppo queste manifestazioni, sappiamo tutti che sono manifestazioni anche pagate. Poi voglio anche il parere del sindaco In effetti io sto cercando di... parlavamo prima di questo. Sì, e purtroppo sono investimenti pubblici dove il pubblico in questo momento è quello più sacrificato e questo dispiace un po'. Però il giro è questo, le regole sono queste e vanno rispettate. Sì, ne parlavamo prima. Il problema principale di questo motivo della tappa del blockhouse è perché per la Gazzetta RCS, quindi per chi organizza, è considerata una tappa di montagna. La tappa di montagna in Abruzzo è come quella delle Dolomiti, è la stessa cosa. Quindi se vuoi andare o vai 2 giorni prima col camper, ma in Abruzzo non ci va nessuno 2 giorni prima col camper, oppure vai a piedi. Nelle Dolomiti funziona così perché le tappe di montagna sono così. Purtroppo in Abruzzo non c'è questa cultura di andare a vedere un evento come il Giro d'Italia dal giorno prima, oppure ti fai 10 km a piedi, non esiste. Allora, Danilo, però se vai alle Dolomiti è così, se vai al Tour de France nelle tappe di montagna è così, ci sono tutte quelle persone perché vanno da giorni prima. Purtroppo, non essendo le Dolomiti ma siamo in Abruzzo, forse si poteva organizzare in un altro modo, quello sì. Però l'organizzazione chiude le strade. Sì. Assolutamente, nessun di questi problemi ce l'ha o molto limitati il sindaco Carlo Masci, perché è tutt'altro tipo di tappa, poi sarà una partenza, non un arrivo, sindaco, però è anche vero che spesso l'organizzazione si scontrano con la possibilità di, ovviamente, di accesso di parecchie persone, tutte quelle che vorrebbero, poi è chiaro che
tutto ha un limite. Buonasera a tutti, saluto Luciano Rabottini, Danilo Di Luca, tu insomma vi ringrazio per avermi invitato. Certamente ci sono dei disagi, ma la manifestazione è talmente importante, appassiona tutti, io credo che i disagi possano essere sopportati. La forza di quella manifestazione è anche la promozione che viene dalle riprese televisive che poi viaggiano in tutto il mondo. Bisogna prendere il buono e il cattivo del Giro d'Italia. Anche noi qui stiamo causando qualche disagio per le asfaltature che stiamo facendo in città. Sappiamo che martedì avremo sicuramente un sold out dovunque e quindi avremo dei problemi di mobilità, però quei giorni si possono sopportare per la festa che è il Giro d'Italia. Io non credo che in questo momento di passaggio del Giro possano prevalere le proteste, ma debba prevalere la gioia del Giro, la volontà di una comunità di partecipare e di sentirsi veramente all'interno di una manifestazione che tocca il cuore di tutti. È chiaro che al Blockhaus non si arriva facilmente, molti non potranno arrivare, quelli che arriveranno arriveranno con grande disagio, ma vedere una tappa con l'arrivo al Blockhaus in televisione in tutto il mondo è una promozione incredibile per il nostro territorio, per la nostra Maiella, per i nostri bellissimi paesi, i borghi che abbiamo, per la città di Pescara. Quindi credo che dobbiamo giocarci la partita con la palla che abbiamo. I disagi si sopportano, si sopportano sapendo che ci sono, che ci saranno. Ma il Giro d'Italia è il Giro d'Italia, magari arrivasse ogni anno il Giro d'Italia. Beh, signor Sindaco, io le posso garantire che noi come ex atleti si apprezzava molto le partenze del Giro, non tanto gli arrivi, perché poi la partenza, vero Danilo, certo, il villaggio di partenza è il momento di festa dove veramente il pubblico si può avvicinare veramente tanto al loro campione preferito. Ma quindi sicuramente sarà la fase della partenza, sarà sicuramente apprezzatissima, e speriamo che la città di Pescara apprezzi questo grande evento che voi avete proposto. La città di Pescara sta già rispondendo benissimo, perché è da un mese che stiamo facendo manifestazioni. Oggi la città è tutta addobbata di rosa, le vetrine dei negozi, i cocktail, i ristoranti che fanno i piatti rosa, c'è una grande vitalità e ce ne sarà ancora di più. Noi ne abbiamo alcune, gliele facciamo vedere, Sindaco. Intanto le chiedono il raduno di partenza a Pescara dove sarà? A Piazza Salotto. E poi devo dire che l'organizzazione è stata veramente bravissima con noi, perché io ho chiesto che il Giro, prima di partire ufficialmente da Piazza Primo Maggio, che è il posto più evocativo di Pescara, più iconico, sulla spiaggia con delle riprese meravigliose che ci saranno, Pescara e bandiera blu, si riprenderà tutto il mare, la spiaggia, sarà una cosa favolosa, però il Giro, partendo da Piazza Salotto, farà via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele, prenderà il lungo fiume, farà la riviera dalla Madonnina e arriverà a Piazza Primo Maggio, dove partirà e poi proseguirà verso Montesilvano sulla riviera. Quindi il Giro attraverserà le strade della città, sicuramente sarà un'emozione incredibile, ci sarà una presenza di pubblico impressionante, come siamo abituati a Pescara a partecipare alle manifestazioni. Quindi io mi aspetto veramente una presenza significativa di persone che accompagneranno gli atleti. Poi abbiamo chiuso le scuole superiori, le scuole medie, le scuole elementari, abbiamo chiuso quelle della zona centrale, quindi ci sarà una grande partecipazione di pubblico, sarà un momento di festa importante e poi sarà un momento di promozione unico, bisogna dirlo. Pescara apparirà nella sua migliore condizione e ovviamente si farà una pubblicità
incredibile, che era quella che volevamo nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta. Io ringrazio il presidente della regione Marsilio, il presidente del consiglio regionale Sospiri, ringrazio Formichetti, tutti coloro che si sono impegnati e che hanno accolto le nostre istanze. Io già avevo chiesto che potesse arrivare il giro 2 anni fa, è arrivato in questi giorni, e la cosa bella è che il giro si fermerà un giorno a Pescara, perché la tappa di domenica arriverà al blockhouse, poi la carovana si trasferirà a Pescara domenica, starà lunedì e ripartirà martedì, quindi ci sarà veramente un incontro con gli atleti e con la carovana pieno della città di Pescara. Riccardo, hai preso appunti anche sulla tappa pescaraiesi, sulla partenza? Hai visto il tragitto proprio, il sindaco te l'ha proprio detto, un sindaco vuole ripetere, così Riccardo prende appunti. Riccardo, ti avevano detto che ti avevano preparato anche una postazione a Rosticini, ma te non ci sarai, adesso non ti possiamo... Però Riccardo è legatissimo a Pescara, sì, perché ha dei ricordi professionali intensi con il trofeo Matteotti. Guarda, gli abbiamo detto che c'era la postazione di Arrosticini e lui non può venire, si è un po'... Sono triste. Gliel'abbiamo fatta sulla spiaggia. Sono triste, signor sindaco. Io la partenza da Piazza Salotto io godo già, perché perché Piazza Salotto è spettacolare. Poi insomma Pescara non è nuova agli eventi, a parte il trofeo Matteotti, che è una corsa particolare, bella, fantastica, evocativa, piena di storia. Però insomma il Giro d'Italia a Pescara c'è già stato. Io mi ricordo quell'anno con quella cronometro lungomare. 2001. 2000, sì, insomma è passato qualche anno, sinceramente mi sembrava ieri. E vinse Van den Broek, mi sembra. Ma il buon Mario Cipollini si fregiò di un body particolare, tutto muscolare, insomma. Partenza da Monte Silvano e poi l'arrivo in piazza Pescara, insomma, Pescara è una bella città, c'è poco da fare, quindi sono felice e sono contento che la carovana si fermi intanto a fare un giusto giorno di riposo e poi la ripartenza a piazza Salotto. Mi dispiace non essere al seguito, ecco, l'unica cosa è quella lì. Prima quando vorrà venire a Pescara sarà mio ospite. La ringrazio. Ecco qua, hai già avuto l'invito. Prima di andare in pubblicità, è vera Danilo la leggenda che sul San Luca Danilo disse in gara a Ruggero spettatore: Ruggè, come vede? È vero? E la risposta qual è? Vabbè, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. ...25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike, rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH, abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Vi ricordo che questa sera ovviamente c'è la puntata tradizionale. Normalmente va in onda di giovedì, questa settimana di venerdì, perché purtroppo ieri sera il Pescara ha ceduto contro la Feral Pisalò. Ma dopodomani, dopo il Blockhouse, siamo di nuovo qui. Ringraziamo tanti, veramente questa sera ci avete sommerso di messaggi. Io non so a quanti, a che percentuale sono riuscito a rispondere, magari minima, e vi chiedo veramente umilmente scusa per quanti non hanno trovato risposta. Sindaco, le chiedono, però il problema è che hai voglia a promuovere la nostra regione se poi scappano i turisti perché non c'è ricettività? Ma noi qui abbiamo il polmone di Ponte Silvano, che ha una grande ricettività. Poi Pescara negli ultimi anni è cresciuta tantissimo con i bed and breakfast e luxury hotel. Oramai a Pescara ci sono 3.500 posti letto in bed and breakfast. Abbiamo fatto un grande passo in avanti da questo punto di vista. Poi Pescara è notoriamente una città che vive anche di servizi, soprattutto, quindi ristoranti, bar, che in quei due giorni avranno veramente un momento importante. Non mi sembra che i pescaresi da questo punto di vista si lamentino. Soprattutto l'anno scorso abbiamo avuto presenze impressionanti. In Abruzzo, in alcune zone, in effetti dovrebbero esserci più hotel, però il fatto che noi abbiamo buona parte del nostro territorio vincolato a verde in qualche modo ha impedito la realizzazione di strutture ricettive. Non so se è un bene o un male, perché oggi il discorso della natura è fondamentale. Ci sono nuovi canali di turismo, come quelli del cicloturismo, che non si muovono perché ci sono alberghi, ma si muovono perché c'è la natura. Pensiamo alla Costa dei Trabocchi, quanto successo sta avendo con quella pista ciclabile che guarda il mare. Quindi credo che possiamo giocarci ottime carte e ce le stiamo anche giocando col turismo sportivo, perché la regione ha investito sia sul Giro d'Italia ma anche investito sul calcio, perché a Castel di Sangro c'è la squadra del Napoli che va sempre in ritiro. Quella è tutta promozione del territorio. Non pensiamo che quei soldi non siano spesi bene, quei soldi sono spesi molto bene per un ritorno d'immagine. Sindaco, le chiedono, ma rapidissimamente, solo sì o no, se Piazza Salotto avrà degli ingressi limitati per la partenza del Giro, se sarà un ingresso libero.
No, avrà degli ingressi limitati che sono gestiti dalla RCS, perché ci sono dei limiti per la capienza, però ci sarà tutta la città e tutta la zona dove passerà il giro, che girerà in città, dove potranno stare tutti quanti, chiaramente, ai bordi della strada. Oh, peraltro, Sindaco, prima parlava di un turismo sulle due ruote e neanche a farlo apposta. Noi abbiamo Gianluca Giallorenzo, che è stato organizzatore di Ecocom 6, 7, 8 maggio. Ci siamo lasciati, Gianluca, alle spalle il weekend dedicato ad Ecocom. Vediamo anche qualche foto, com'è andata? Poi chiediamo anche un parere al primo cittadino di Pescara. Sì, intanto volevo salutare il sindaco e ringraziarlo nuovamente per la fiducia che ci ha dato per ospitare l'Ecomob nel cuore della città. E questa edizione è stata sofferta e anche un po', diciamo, messa a dura prova dai quasi due giorni di pioggia, ma però la soddisfazione che abbiamo avuto poi nella giornata di domenica, dove veramente abbiamo avuto tantissimi visitatori, ma veramente tanti visitatori, che poi noi quello che diciamo, per noi è importante far scattare la molla all'indeciso, diciamo, parliamo di quelli che vogliono, diciamo, avvicinarsi al mondo dell'elettrico e della mobilità sostenibile, e mettere il tarlo, diciamo, a quelli invece che sono scettici. Signor sindaco, quando è cresciuta questa città nella filosofia di ecomobilità? Ma è cresciuta moltissimo, ma non lo dico io che potrei essere di parte, lo dicono tutte le statistiche e tutti i dati che ci arrivano nei confronti con le altre città. Pescara ha scalato velocemente tutte le classifiche sulla sostenibilità ambientale, sulla mobilità ambientale. Guarda, vi racconto un aneddoto che credo sia molto significativo. Qualche settimana fa l'assessore alla mobilità è stato invitato all'ambasciata spagnola in una iniziativa legata alla mobilità. Quando è andato ha trovato 30 persone, 30 rappresentanti dei territori e comunque interessati alla mobilità. Allora lui ha chiesto con curiosità all'ambasciatore: ma perché avete chiamato Pescara? E lui ha risposto candidamente: perché Pescara per noi è un esempio della mobilità sostenibile, sulla mobilità sostenibile. Quindi dalla Spagna sanno che cosa sta facendo Pescara. D'altronde Pescara oggi è una città che ha 40 chilometri di piste ciclabili, che ne sta realizzando altri 20 e li realizzerà nei prossimi due anni. Ha un'ampia isola pedonale al centro della città, sta realizzando percorsi dedicati ai mezzi pubblici, ha mezzi pubblici elettrici, quindi dal punto di vista della mobilità sostenibile è una delle città in Italia dove i monopattini hanno avuto più successo. Noi in percentuale credo che siamo la seconda o la terza città in Italia come numero di ore utilizzate sui monopattini, che vuol dire il CO2 abbattuto in questa città notevolmente. Quindi sono tutti dati importantissimi che noi ci stiamo giocando. Certo, il discorso della mobilità è anche un discorso di cultura, e soprattutto di cultura, e questo forse è la cosa più difficile, perché noi abbiamo ancora in testa una mentalità con la macchina e dobbiamo cominciare a cambiare il nostro stile di vita e anche il nostro pensiero culturale legato alla macchina. Piano piano ci stiamo riuscendo, ma d'altronde le rivoluzioni non si fanno con facilità, le rivoluzioni si fanno combattendole fino in fondo, e Pescara sulla mobilità questa partita la vincerà. Perfetto, grazie sindaco, buon giro d'Italia allora, martedì ovviamente, anche grazie, se Bloccao ci mancherebbe, ma ovviamente martedì la interesserà molto molto più da vicino. Grazie, buona serata sindaco. Grazie, ciao. Allora, buona serata. Oh, Gianluca, ha ragione il sindaco quando dice dobbiamo toglierci dalla testa un tipo di spostamento culturale che prevede quasi solo ed esclusivamente le quattro ruote con un motore. Sì, ma noi in realtà il nostro evento nasce nel 2018, quindi proprio gli albori di quelli che potevano essere i primi pensieri della mobilità sostenibile. Quindi noi siamo stati sicuramente pionieri in questo genere di evento. Non a caso il nostro claim è proprio
il primo grande evento di cultura ecosostenibile, perché di cultura si tratta, cioè un cambiamento culturale, forse anche uno dei più importanti degli ultimi, dell'ultimo decennio. E il nostro evento vuole sensibilizzare tutto quello che è un comportamento green, dalla mobilità, ma non soltanto, alla scelta di un turismo attivo e sostenibile, e anche al rispetto per l'ambiente e la natura. Gianluca, tu le prime edizioni eravamo stati al porto turistico di Pescara. È una bellissima location quella, però questa edizione in centro a Pescara secondo me è la più vincente, è quella che ha suscitato più interesse alla tua edizione. Sì, sì, perché comunque il porto turistico era veramente una bella location, apprezzata veramente anche da tutti gli espositori, anche quelli che venivano da fuori regione, ne sono tanti. Però il fatto di spostarci, ovviamente grazie all'amministrazione comunale che ce l'ha reso possibile, al centro di Pescara, nel cuore di Pescara, ha reso l'evento ancora più a portata anche del curioso. Prima al porto turistico bisognava venirci apposta, ed era magari il più informato che veniva lì, certo, al porto turistico. Però adesso lì al centro di Pescara anche chi passa per caso viene attratto, ovviamente, da quelle che sono le tematiche, e sono tutte persone che possono essere poi evangelizzate alla sostenibilità. Ti hanno scritto, Gianluca, magari prossime edizioni Piazza Salotto e Vie Traverse. Questo poi sarà ovviamente l'amministrazione. Sindaco ancora in collegamento, sarà magari glielo anticipiamo. Noi non possiamo dare nulla per scontato, perché la città non è nostra, ovviamente, quindi poi ne parleremo a tempo debito, poi ovviamente vediamo insieme. Noi quello che abbiamo sempre chiesto comunque all'amministrazione comunale è la piena collaborazione, cioè nel senso per fare in modo che questo evento abbia un buon risultato, credo che lo abbiamo ottenuto. Abbiamo lavorato con loro, mi ricordo che il sindaco, una delle prime cose che ci disse è quella di, insieme all'assessore Mascia, non chiedeteci di chiudere le strade, non chiudete, diciamo, le attività commerciali che sono lì intorno, e noi abbiamo rispettato queste richieste per fare in modo che non sia un evento di intralcio, ma un evento inclusivo, che potesse includere anche tutte le attività limitrofe. Assolutamente sì. Sindaco, insomma, un po' sentito, è una cosa fattibile fare una specie di fiera di tre giorni proprio prendendo il centro di Pescara in pieno, e poi in realtà abbiamo visto delle immagini molto belle. Ah, noi guardiamo tutte le cose con occhi curiosi, originali, quindi siamo pronti a qualsiasi sperimentazione che vada a vantaggio della città e dei cittadini. E il percorso della mobilità nuova è un percorso che dobbiamo percorrere tutti quanti insieme, e quindi siamo pronti a farlo. D'altronde non a caso quella manifestazione l'abbiamo voluta al centro della città, perché abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione la tematica di una mobilità diversa rispetto a quella con la quale siamo vissuti per decenni e decenni, certo, di anni. Quindi questo è il discorso. Perfetto. Visto che stiamo entrando negli ultimi minuti, Maurizio, mi fa rivedere quel messaggio, perché prendeva spunto da una canzone molto, molto bella di Cesare Cremonini, che diceva: da quando Senna non corre più, da quando Baggio non gioca più, da quando il killer non corre più, non c'è più giro dai tuoi compari, che non so se hai individuato, riesci a riconoscere chi possano essere i tuoi compari? Ce ne sono tanti. immagino, killer rimani sempre il numero uno dai tuoi compari, quindi i compari che ti stanno assolutamente seguendo. Danilo, vediamo un po', Maurizio mi fa vedere quel link che avevamo preparato prima, perché te adesso sei anche costruttore di bici, eccoti qua, bici di Luca il proprio, mio sito, sì. E quindi diciamo che
da un po' di tempo, da un po' di anni, hai anche la possibilità, anche le ruote adesso. Sì, ruote. Sto progettando la prima bici elettrica. Ah, da stai città. Progettando la prima bici elettrica da città. Sì. Quindi da corridore stai diventando una specie di ingegnere, pensatore della rivoluzione su due ruote. Pensatore sì, ingegnere meno. Vabbè, ingegnere si fa per dire. Poi, no, però quasi i progetti nascono quasi tutte da mie idee, quindi oggi sono... Proprio oggi sono concentrato proprio sulle bike. E quello che già sviluppo è comunque la bici da corsa, la bici da strada. Ho anche una gravel molto, molto bella, infatti ne ho realizzata proprio una oggi, mi è arrivata proprio oggi in tinta con il Giro d'Italia. È un colore, un grigio chiaro, un gesso con un rosa molto bello. E quindi è un mestiere che mi piace molto, lo dico sempre, mi piace molto, quasi come quando correvo in bicicletta, perché comunque c'è molta tecnica, c'è molto pensiero, c'è molta fantasia, e devo dire che mi viene bene e soprattutto mi piace fare quello che sto facendo. Oh, intanto ti scrivono, sono sempre quello della domanda di Passo Lanciano nel San Luca. Danilo è sempre stato un fenomeno e soprattutto aveva una cosa in più rispetto a tutti gli altri, la determinazione. In una Pescara Castiglione Messer Raimondo allievi, tutti aspettavamo un suo attacco in salita e lui ci staccò in discesa, tanto per dire, e ti manda un saluto. Te lo ricordi questo attacco in discesa? Mi ricordo bene la corsa che dice, l'attacco in discesa di meno, perché forse questa era una... è stata una gara che praticamente noi passavamo due volte sotto l'arrivo, sì, se ricordo bene, e io faccio la volata la prima volta, alzo le mani e mi fanno: guarda che devi fare un altro giro. E quindi poi abbiamo rifatto un altro giro e ho vinto di nuovo, e quindi me la ricordo per questo motivo. Oh, e intanto ci scrivo: Riccardo sta dormendo. No, assolutamente no, ce l'hanno scritto da casa. Non sto dormendo. Ma tanto ti avrei svegliato, lo sai come? Ti faccio vedere il mio punteggio fino ad adesso. No, perché poi quando ci prendo, e noi abbiamo un gruppo proprio di velo, dove vedo che, insomma, quando io le becco, te su, pari il colpo e fai, insomma, orecchie da mercato. In che lega sei, scusa? In quale lega sei? Quella Discovery. E che posizione hai in classifica? Allora, ti dico, sono nella posizione 1274. Sei dietro, che cavolo vuoi da me? Allora, però guarda, ecco perché ti dicevo, non mi trattate male Nizzolo, che deve vincere una diavolo di volata. 188 punti per Dumoulin, 125 per Carapazio, ho preso anche Giulio. Ecco perché. Allora, vedi? Ora mi fai scatenare perché... Defilato, poi ho Almeida sul consiglio di Luciano. Possiamo scendere, Maurizio, perché sotto ci sono anche grandi... Attenzione, allora, Ballerini l'altro giorno piazzato e Kamna vincitore sull'Etna, 293 punti. Te chi avresti? Allora, ti vorrei far vedere questa cosa qua. Tu come sei in classifica generale? 1274. Non so se riesci a vedere questo numerino qua, aspetta, 189esimo? Sì, ecco, quindi cosa vuoi parlare con me? No, è vero. Cioè, no, Riccardo, ti do ragione quando dici che sul Blockhouse vince Yates, perché probabilmente è il corridore in questo momento più in forma del Giro d'Italia. Quindi dicendo Yates, ti appoggio alla grande, perché effettivamente... Ma come mi hai detto? Io ho preso Almeida, mi hai detto... Sul Blockhouse. perché la prova di Yates a cronometro è stata veramente sbalorditiva, secondo me, perché effettivamente battere Van Der Poel poi ci voleva veramente una grande gamba. Lui questa gamba lo sfrutterà ancora bene. E il problema è che sul Blockhouse probabilmente avremo anche una nuova maglia. Speriamo che la maglia rosa... ancora no. Non lo so. Aspettare. Neanch'io lo so tanto. Perché quel ragazzino lì, quel Lopez lì, non è semplice. Vuoi vedere che hai sbagliato Lopez per tanti anni?
Sì, ma infatti io l'ho anche detto, ho detto lasciamo un Lopez quando si è ritirato il pittore e ne abbiamo preso un altro, quindi insomma, potrebbe essere effettivamente una sorpresa, non credo che vada molto avanti, però mi piace perché è abbastanza personale, poi ne stanno parlando molto bene in Spagna, quindi... Però diventerà interessante chi controllerà questa seconda settimana del Giro d'Italia, Riccardo, perché io mi auguro che dalla tappa del Blockhouse venga fuori una maglia rosa con una squadra dietro che possa anche controllarla, perché in questo inizio del Giro d'Italia si è visto un giro anomalo, ne parlavamo con Danilo, cioè normalmente si corre il giro per prendere la maglia rosa, in questo momento si corre per non prenderla, chi ce l'ha magari vorrebbe anche mollarla, non ci si capisce niente con questo ciclismo. No, io credo che allora l'azione di Simon Yates, per quello che ho detto, mi sembra più misurata, nel senso che lui non ha voluto la maglia rosa sull'Etna e non gli è parso il vero che sia andata la fuga davanti e l'abbia presa il giovane spagnolo. Credo che sia un braccio di ferro, però domenica, l'ho detto prima, si vedrà effettivamente il vero volto, che ancora di strada ce n'è da fare. Però su questa tappa, che secondo me considero una delle più dure del Giro d'Italia, si vedrà i veri valori. Yates mi sembra che sia in grande condizione, però maturato. Lui ha vinto la cronometro, ma non se l'aspettava nemmeno lui, sinceramente, penso. Carapaz ha in dotazione una grande squadra, perché oggi, dopo che sono rimasti 40 corridori, aveva ancora tanti corridori lì davanti. Erano in 7. In 7. Poi ci sono quelli della Bora, l'ho detto prima, che sono sottomisurati. E attenzione, perché questi attaccano e Kedman va forte. Ora, a parte le sue manie di prendere la maglia celeste, ormai non ce l'ha più ora, poi però vabbè, sì. Vedremo chi la porterà avanti, perché Bowman ha preso la maglia, mi viene da dire maglia verde, però insomma la maglia azzurra. La maglia azzurra. Ma credo che non ci sia più tanto da discutere dopo il Blockhouse, perché sarà una definitiva, o perlomeno una parziale definizione di quello che sono i corridori che vogliono ambire alla maglia rosa. Io comunque, caro Jacopo, sì. Ora non so se si vede bene. Un po' di meno. Ho sfocato, aspetta. No, vabbè. Un po' di comunque, meno. La mia squadra è una squadretta, perché c'ho Simon Yates, Carapaz, Van der Poel, c'avevo Lopez, però. Poi per le volate io ho preso Cavendish, Ponzoni, Girmay, Van der Poel, insomma, vabbè. E poi c'ho due corridori che per ora mi hanno deluso molto, e sono Fortunato e Tesfasione. Io sono Fortunato dei due, effettivamente. Fortunato, Tesfasion, io me l'aspettavo, ieri ha fatto ottavo in volata, e questo qui, che dovrebbe essere uno scalatore, oggi era la sua occasione. È un bel Giro d'Italia. Mi ha fatto piacere rivedere, tantissimo piacere rivedere Danilo, perché era un po' che non lo vedevo, mi piace vederlo in forma. Bello. Io ti ascolto spesso, Meno male, grazie. Ma quando era che eri al Bottegone? Che anno era? 1997. Pensa te, 1996. È un po' che c'è, Che cavolo. Mamma mia. Passano, sì. Però sei sempre bello, sei sempre un killer di grande classe. Lo facciamo tornare domenica sera, Riccardo? Mi farebbe molto piacere se ci fosse, ma ecco, c'è anche Ruggero. Però c'è anche Ruggero. Perfetto, prova a immaginare a che ora si chiude, ho già le mani nei capelli. A proposito, mi ha scritto Ruggero. Che t'ha scritto? La corsa di Castiglione, che ho vinto. Lui ha fatto secondo. Ecco perché ha scritto. Poi domenica qui. Allora vi dico un retroscena di quel ragazzaccio lì. Rapidissimo, sono le 22:48, ti prego. Mi ha detto di cambiare lo sfondo e io l'ho cambiato.
Bravo. Buonanotte. Hai fatto bene. Ciao, ciao Riccardo, ci vediamo domenica. Grazie, ciao, grazie a tutti. Grazie ovviamente a Gianluca Giallorenzo. Grazie Gianluca per essere stato con noi. Luciano, noi ci vediamo tra 48 ore, domenica alle 21. Io invece voglio ringraziare Danilo perché io lo invito spesso, però lui giustamente un po' per impegni di lavoro non riesce mai a venire. Comunque ti ringraziamo Danilo per quello che hai fatto, che è quello che farai nel prossimo futuro per il nostro movimento. Grazie Danilo, ovviamente la porta per te qui è sempre una poltrona, la troviamo sicuramente, non ti preoccupare. Ringrazio Maurizio da qui in regia che ha saputo durante la puntata, siccome ha la famiglia di Abbateggio, che ad Abbateggio ci torna tra 10 giorni praticamente, e quindi ti facciamo un grande saluto Maurizio, ci vediamo dopodomani perché saremo di nuovo insieme, prima Abruzzo il pallone fino alle 20:30, poi dalle 21 puntata speciale tutto sulla Isernia Blockhouse. Godetevi il Giro d'Italia, io vi auguro una buona notte e ci vediamo domenica sera alle 21. Buonanotte.